grande, niente di meno che con la più imprevedibile, la più estrosa, la più fantasiosa e diciamolo pure la più divertente tra le dive del nostro rock, Loredana Bertè, che ha suscitato un notevole scalpore con il suo ultimo album, del quale fa parte una canzone dedicata al rivoluzionario per eccellenza, il Che Guevara. Allora invitiamo Loredana Bertè, squillino le trombe, rullino i tamburi. Loredana, benvenuta. Buonasera. Buonasera. La tua replica verrà raccolta dal noto campione di tennis appena reduce da Wimbledon. Buonasera. Fabio Fazio. Grazie direttore, mi ha messo... Me lo tiene? Grazie. Sì, volentieri. Ah, si chiama Faf. Come si chiama? Faf. Faf. Fazio. No, Faf, ah, no, Faf. No, Faf è il nome. Non Faf. Questo che è un orsacchiotto? È un orsetto, stava per far scoppiare la terza guerra mondiale. Sì. Poi parleremo anche di questo, perché di lei viene qui a replicare a tutta la sua vita... In tre minuti, non so come faremo, per intanto vediamo la scheda. Grazie. Trasgressiva, appassionata, indomabile, litigiosa, scandalosa, Loredana Bertè non finisce mai di stupirci. Deve ancora spegnersi l'eco della vicenda sentimentale giudiziaria tra memoriali e ricorsi in appello legata al nome di Bjorn Borg, che già sputa sui giornali l'ennesima puntata della guerra in famiglia a colpi di sorelle che non si parlano e litigate furibonde. Ma anche le ultime novità di casa Bertè scompaiono di fronte all'ultima, eclatante conversione di Loredana, da semplice cantante pop a musa ispiratrice della sinistra dura e pura, quella dei comunisti che non mollano. Proprio così, con la benedizione del manifesto, sta per arrivare Bertè la passionaria. Folgorata sulla via di Lenin e Carlo Marx, la rockstar ha scoperto l'impegno, il 68 e le istanze terzomondiste. Dedica una canzone del suo ultimo album a Che Guevara, partecipa a manifestazioni di protesta contro l'embargo americano a Cuba, strizza l'occhio a Rifondazione Comunista e al mondo islamico, si dichiara pronta a battersi per la tutela delle minoranze, qualunque esse siano. Non tutti i giornali, per la verità, l'hanno capita. Qualcuno più maligno contesta a Loredana l'originale percorso ideologico che unisce jet set monegasco e slogan extraparlamentari. Altri si limitano a ironizzare su questa improvvisa e tardiva vocazione barricadera. Come sempre, quando c'è di mezzo la Bertè, le polemiche non mancano. Quella di oggi si intitola Loredana, amore, bugie e Che Guevara. Ecco qua. Le leggo una domanda che le pone la stampa di qualche giorno fa. Possibile che Loredana Bertè sia diventata la musa ispiratrice della sinistra più a sinistra, quella dei comunisti che non mollano, dell'internazionalismo che non si arrende, del c'è eterno mito di eroismo guerrigliero? Può darsi. Tre minuti per replicare. Mi piacerebbe moltissimo. Intanto io mi sono avvicinata, diciamo, un po' alla protesta, a questa conversione, come la vuoi chiamare lei. Sì, intanto per passione e poi perché mi sembra il modo migliore per rendere omaggio alla memoria del Che. Sì, ma su qui, sino a qui niente di male. Ma che cosa è accaduto? Cosa è successo? Come mai improvvisamente questa conversione? Questo si pongono maliziosamente i suoi... Ma io critici. Avevo 17 anni quando è morto Che Guevara e la cosa per me è nata semplicemente dal cuore, perché sì. È stato un impatto di tipo sentimentale del mito, del guerriero senza macchia, sì. L'eroe incredibile e quindi ultimamente in questo ultimo album Ufficialmente Dispersi ho tentato di documentarmi sulla sua vita per poter scrivere al meglio questa canzone. Tra l'altro di cui ho devoluto i diritti SIAE a Italia-Cuba. A Italia-Cuba? Certo, l'associazione. Sì, ma come mai proprio adesso le è venuto in mente tutto ciò? Intanto perché... L'embargo c'è da più di 30 anni. Sì, lo so, però io sono 6 anni che ho un cerotto in bocca. Che? Io. Non ho capito. Ah, una metafora. Un cerotto che sì. Si chiamava Bjorn Borg. Aia, subito. Sì. Cioè, lui... Lui mi ha impedito di lavorare. Lui la teneva prigioniera a Monte Carlo? Mi teneva prigioniera un po' dovunque e purtroppo non c'è nessuna legge, anche perché in Parlamento non è mai passata, di questo grande problema che sono le coppie miste. Sì. E quindi non avendo il domicilio, lo stesso domicilio, nessuno dei due nello stesso sì. posto, purtroppo sto rischiando di perdere questa causa.
Cioè, nel senso che non le danno. Nel senso che la legge svedese dice che, essendo lui fino al 18° anno di vita cittadino svedese, non avendo mai pagato le tasse né là, né a Monte Carlo, né in Italia, dice che praticamente ha ragione lui. Eccolo. In sintesi questo sarà capito. Ma dicono che lei, insomma, in realtà questa sua rabbia, che rabbia costruttiva nel senso... Rabbia, sì, perché scusi, ma io ce l'ho un po' con tutti. Sì, no, infatti, aspetta, allora andiamo con ordine, perché guardi, lei ha dichiarato guerra alla Svezia. Sì, decisamente, anche perché l'ho trattata come una del terzo mondo. Ma lei è andata da Re Gustavo con la giarrettiera. No, io cantavo, ho cantato con le giarrettiere, esatto, ma c'era anche Esther Williams in mutande però. Sì, e poi tutti gli altri uguali, in costume da bagno. Con Re Gustavo? Sì, Esther Williams in mutande. Senta, poi io andata, ero quella più vestita di tutti. Poi è andata da Bush. Poi, scusi un attimo, finisco di dire. Prego. Ho finito di cantare e il cerimoniere di corte, che dice che lì non aspetta, mi ha presa come ero e portata su nella sala dove si svolgeva questo party. Ah, quindi non è colpa, è stata presa e portata così come stava? Presa e portata come ero. Però lei era con la giarrettiera. Io ero con le giarrettiere, però non è che ci sono uscita da casa con le giarrettiere. Poi quando lei è andata con suo marito allora a Borg... alla tuttora casa di... anche si chiama Borg. No, allora suo marito. Allora Borg, sì. Allora suo marito, adesso non più. No, fortunatamente. Eccolo. E per 3 anni non mi sposo più nessuno. 3 anni perché? Voto? No, per la legge italiana sono al sicuro. Per la legge italiana, va bene. Noi, quindi avvertiti i signori che ci stanno guardando, fatevi una ragione per 3 anni. È andata dalla signora Bush. Sposato? Lei è sposato? No. Fidanzato? Sì, però in 3 anni può succedere tante cose. È vero. È andata dalla signora Bush con, come si chiama questo? Questo si chiama Faf. È andata con Faf. Però ne avevo uno blu che si chiamava Zubizarreta. Ecco, è andata col signor Zubizarreta, sì, fratello di Faf, dalla signora Bush con suo marito Borg, che ha giocato a tennis col presidente Bush. Hanno fatto un doppio e l'ha fatto anche perdere. Sì. Cioè, nel senso che Borg ha fatto perdere. Questa era, mi sa, la prima volta. Sì. Perché l'ultima volta non hanno potuto giocare perché pioveva. E la signora Bush, quando ha visto arrivare lei con questo sacchiotto, sa che cosa è successo? Sì, si ricorda? L'ha scambiata per cicciolina. Sì, mi ha messo intorno 50 persone. E temeva che lei si spogliasse, faceste un gesto. Temeva, chissà che io magari... E quindi abbiamo rischiato un'altra volta la guerra, questa volta con gli Stati Uniti. Insomma, sarà un caso che ogni volta che c'è di mezzo lei succede qualcosa? Mi faceva attaccare da Milli. Milli, allora la regina della Casa Bianca. Milli, la cagnetta. La cagnetta, che scusi, mi prendeva scusi. Sempre le caviglie, sì, e i piedini. Ma senta, ma insomma, uno va alla Casa Bianca con come si chiama? Quello si chiama Zubizarreta. Si può andare alla Casa Bianca con Zubizarreta? Sì. Poi Bush, chissà, magari secondo me guardava anche lui cicciolina, perché mi diceva, non si preoccupi, sono dalla sua parte. Io chiedevo a Bjorn, ma che vuol dire sto dalla sua parte? Sì. Vabbè, senta, io abbiamo pochi secondi, ma io chiederei un minuto, un minuto in più. Grazie. Sì, poi se non lo impiegheremo tutto glielo renderemo direttore. Grazie. Dunque, curerò quindi gli interessi. Facciamo un passo indietro. Allora, questa sua vocazione terzomondista viene definita da alcuni giornali, allora il suo impegno per Cuba, il suo impegno per il CE. Allah. Giusto. Allah anche... è grande, tanto per stabilire, sì, anzi è grandissimo. Come sì, dice. Sì, ha fatto questa svolta... islamica, improvvisa, insomma, ma non sarà una manovra pubblicitaria e non sarà un modo per sfogare la sua rabbia perché, come si chiama, Borg non le è, mi scusi adesso non mi viene un eufemismo, insomma, non le dai soldi. Ma io con Bjorn è stata una cosa anche molto positiva, perché nella sfiga uno è anche, per dire, fortunata. Ho girato tutto il mondo. Non era un poveraccio, via, diciamo la verità. No, insomma, io però pagavo. Faceva pagare a me, perché chissà perché i ricchi non hanno mai gli spiccioli per pagare il taxi. Lo so, questo ho letto nel suo memoriale che lei ha rilasciato, ha venduto a noi. Sì, anche qui. Perché il mio commercialista mi tampina regolarmente. Ho capito, ogni ma lei, giorno. Scusi, Che Guevara, vota no al referendum. Sì, ma Che Guevara l'ho regalata. Sì, ma vota poi, no al referendum. Il disco non mi hanno ancora finito di pagare la mia casa discografica. Ma lei ha tutte le ragioni, ma vendere a un settimanale come noi, sì, per carità, rispettabilissimo, ma comunque un settimanale che certamente non si può definire impegnato. Ma a quanto sembra la gente va a cena e si fa anche pagare. Io odio i ristoranti, non c'è pericolo. Comunque... Sì. Ho capito, mi sembra che rilasciare un'intervista poi no, di quella portata. Lei ha venduto un memoriale piccantino. Memoriale, su, insomma. Ma poi Bjorn aveva già raccontato da solo. Sembra Dynasty? Sì, e Bjorn non esce bene da quella cosa. Ma nemmeno tanto bene io. Sì, ma insomma, in Svezia è idolatrato. Lei lo tratta malissimo, è possibile?
Io lo tratto male? E se fosse un compagno che ha sbagliato? E se fosse che io ho sbagliato? Ah, questo sono che magari, sai, sembrava così dolce e tenero, invece... Vabbè, comunque, lei litiga con sua sorella, litiga con la casa discografica. Poi dicono che Dio è morto sulla croce. Perché lui sembra un santo, se lo vedi. Sì, biondo, occhio azzurro. 10 secondi per rispondere a quest'ultima domanda. Litiga con la sorella, litiga con la casa discografica, per poco la guerra mondiale con l'America. No, per, non è vero, come il mio litigo, ma normale, come fanno tutti i fratelli e le sorelle. Ma in genere, ma perché lei è così rissosa? Poi lui mi vuol bene, lo sa. Ma per carità, ma perché lei è così rissosa? Non mi ha più salutato per un mese dopo Sanremo, però. Ah, va bene, non sta bene parlare degli assenti. Nemmeno perché lei è così rissosa contro tutti? Ce l'hanno tutti con lei? Ma è reciproca la cosa. Cioè, ce l'hanno tutti con lei? E io ce l'ho con tutti. Tutti contro uno. Sì. Vabbè. Domanda delle 100 pistole. Ha dedicato una sua ultima canzone al Che Guevara. Se ne dovesse dedicare un'altra ad un uomo politico italiano, vivente, a chi la dedicherebbe? A Scalfaro. Presidente? Presidente. Ho capito. Le ho fatto fare pure l'abbonamento a cuore. Ho capito. Ah, sì, fondo lei è una donna d'ordine. Ah, allora, che aspetti, bello. Glielo devo spiegare questo contrappasso. Qui ci sono due palle da tennis. A lei ma non ignoro. Ma scalfano nel senso mica... Sì, sì, ho capito. Ecco. Non carnale. Dovrebbe cortesemente girare. Sì? Adesso, due palle da tennis. Sì. Palle da tennis a lei non ignota. Penn poi è la sua marca preferita. Brava. Avvolte nella bandiera americana. No. Come contrappasso al Che Guevara, bisogna che lei la bandiera americana la subisca. Comunque il tutto è materiale di seria e onesta riflessione. Vabbè, allora facciamo una partita come la vuole. Meglio di tre? Meglio di due? No, io preferisco la partita a due, grazie. Va bene. Benvenuta. Grazie. Grazie signora Bertè. Grazie. Ecco qua, questo è il suo. Grazie molte. È stato stupendo. Altrettanto lei. Grazie, ci vediamo più tardi. Arrivederci, grazie. Buonasera. Buonasera.